Nessuna tragedia del mare ha mai inciso sull'immaginario collettivo come il naufragio del Titanic. La nave, costruita dai cantieri Harland & Wolff di Belfast per conto della White Star Line, dopo la gemella Olympic, entrò in servizio l'8 aprile 1912 quando, al suo viaggio inaugurale, lasciò Southampton per New York. Il viaggio si interruppe nella notte fra il 14 e il 15 aprile, quando la nave, dopo aver urtato un iceberg, affondò, trascinando con sé oltre 1500 persone. L'emozione fu enorme. La nave rappresentava l'orgoglio e la presunzione dell'epoca. Con lei scomparve anche una parte della crème della società di quel periodo. L'idea di costruire il modello del Titanic mi venne quando il dottor Robert Ballard trovò il relitto. Le informazioni disponibili all'epoca erano molto poche. Ciò nonostante, decisi non solo di costruire il modello, ma di arredarne completamente anche i quattro ponti superiori. Ho costruito i ponti separatamente. Li ho completati con i locali arredati e alla fine ho chiuso tutto per poter finire il modello esternamente. Adesso, grazie alle foto scattate prima della chiusura, possiamo salire a bordo per una breve visita. Cominciamo dal ponte Lance. Troviamo la plancia, la cabina del comandante Smith e gli alloggi degli ufficiali di coperta. Procediamo un po' verso poppa e troviamo la palestra e la famosa scala dell'orologio. Scendiamo ora al ponte A. Qui ci sono cabine di prima classe, ma soprattutto alcuni importanti saloni. C'è la sala lettura-scrittura e il soggiorno di prima classe. Verso poppa, sotto la ciminiera numero 4, che è finta, c'è la sala fumatori sempre di prima classe. Questi saloni, per avere una maggiore altezza, sfondano sopra il ponte Lance. Ancora qualche passo verso poppa e troviamo le sale dei rampicanti. Scendiamo al ponte B. Questo ponte è stato modificato rispetto alla precedente gemella Olympic. La passeggiata coperta è stata utilizzata per ampliare le cabine di questo ponte, ottenendo lussuosi appartamenti arredati in stili diversi. Da notare le due ampie suite con passeggiata privata. Nella suite di dritta sono state ambientate diverse scene del film Titanic di James Cameron. A poppa via troviamo un ristorante di prima classe con relativa cucina e, a dritta, l'esclusivo Café Parisien. Più a poppa, il soggiorno di seconda classe. Ancora più in basso c'è il ponte C. Anche qui si trovano numerose cabine sempre di prima classe. Ci sono anche diversi locali interessanti, come la sala del barbiere e la sala fumatori di seconda classe. Ma adesso scendiamo a terra. Non vorrei che rimaneste a bordo qualora la nave decidesse di partire. Se volete saperne di più su questo ed altri modelli, visitate il sito www.mitidelmare.it.